quest'anno saremo al Junior Software Camp 2024. Potete iscrivervi tramite il nostro portale, c'è una sezione dedicata, trovate ovviamente il link in descrizione. Ciao ragazzi, io sono Red. E io sono War. E oggi andremo a provare a cenare insieme a voi. Testare la MR americana. Abbiamo chiesto su Instagram, abbiamo fatto il sondaggio, ha vinto il menù 4, che è sous chef. Spaghetti, beef and sauce, menù 4. Spaghetti mafia, mandolino. Non penso ci sia scritto così. Abbiamo già provato i dry tech, abbiamo provato l'anno scorso gli italiani, avete sollevato un polverone, no ma sono più buoni gli altri. Quando gli americani vengono in Italia ce le rubano pur di averle. Quindi vediamo. Vediamo se effettivamente queste MRE americane original taste fanno veramente cacare o sono effettivamente più buone. Ricordatevi sempre che quello che andremo a fare è provare se a noi piacciono. Non vuol per forza dire che se a voi non piacciono, il nostro parere non conti. Ma lo dirò dopo la sigla. Sapete cos'è questa? Attrezzatura militare. Sapete chi ha l'attrezzatura e l'equipaggiamento militare e non migliore? Monopoly Software Shop, ovviamente, che non solo vi permette di acquistare incredibile attrezzatura da airsoft, software, militare, outdoor, ma tante, tante altre cose. Trovate ovviamente il link in descrizione. Va bene, perché mi è uscito un po' come l'amichevole Spider-Man di quartiere questo. Saremo in due a provarli, perché io e Red abbiamo gusti notevolmente diversi, anche in fatto di cibo. Devi... No, le mie 200 intolleranze alimentari potrebbero incidere. Io ricordo sempre che show don't tell, quindi procediamo. Partiamo direi con seguire le istruzioni, visto che io non mi ricordo minimamente come si fa. E direi che qui c'è scritto peelable seal, che vuol dire Navy seal. Peeling. Do una mano, facciamo insieme. Tu prendi una parte, io prendo l'altra, devo... Ok, piano B. Nel caso non si pilasse, voi utilizzate l'amichevole coltello di quartiere. Quello americano è famoso per un particolare, che è tutto lì dentro. Quello italiano. Avevamo lamentato che fosse molto grande, avesse un sacco di roba con l'acqua dentro. E anche, quindi andava... cioè, è comunque grosso tipo così. Sì, cioè, c'era da dire che quello americano però era una giornata completa. C'era colazione, pranzo e cena. È vero. Questo è solamente un pasto, però comunque è grande quanto un pasto di quelli italiani. E, unboxing. Andiamo a vedere che cosa c'è dentro. Sono più leggeri, mi piacciono di più. Tra l'altro la plastica esterna permette di tenere tutto sigillato e non avete paura che ci finisca dentro sabbia, acqua o altra roba. Ok. Ah. Cioè di fatto alla fine è questo l'MRF. Di fatto è questo, cioè vi faccio vedere il confronto. È letteralmente 20 cm per boh, quasi 7-8 con una forma strana, è piccolissimo. Allora io ti passo i vari prodottini. Qui c'è spaghetti with beef and shè. Shè. Sì no, ma aspetta. Cioè, guardate. Cioè, non so se rende... Qui c'è questo qui, che ci tornerà utile dopo, e mi ricordo anche perché. Quando questi lo erano bei tempi. Tipo. Cracker in polvere. Questo è il kit con all'interno il sale, chewingham e altre robe che vi sveleremo dopo quando l'apriamo. Burro d'arachidi, che a War fa davvero schifo. A me piace un botto, ce l'ho anche in dieta, quindi lo mangerò pienamente. Questo è buono. Pane e 5 cereali. Sì, questo invece ti renderà contento perché c'è la bevanda al cacao, la marmellata di strawberry. Sì, ma da mettere... Ah, coi cracker. La marmellata di strawberry e chiaio. Unica posata perché tanto gli americani usano lo spork. Adesso abbiamo pezzo forte, amici. Lo scaldino. La cosa veramente figa di queste razioni, infatti, è che non serve avere un fornellino o altre robe per scaldare il cibo, ma c'è questa pratica piastrina, questo sacchettino dove ci mettete dentro dell'acqua, si va a scaldare e vi scalda il pasto, che comunque non è liofilizzato, quindi non ci dovete andare a infilare dentro dell'acqua. Non so come potrebbero venire gli spaghetti, né di cosa sapranno gli spaghetti, ma lo scopriremo a brevissimo. È complicato, ci sono qua le istruzioni, la parte complicata di fatto poi è come usare lo scaldino, quindi questo video vi servirà anche da tutorial. Passando nell'effettivo a quello che dobbiamo andare a fare, dovete rimuovere la parte alta di questo sacchetto, non quella bassa. Rimuoviamo lo scaldino. L'obiettivo è tenerli completamente appicciati in modo tale che poi dopo si vada a scaldare in maniera migliore. Addirittura vi consigliano poi, una volta che ci avete messo dentro l'acqua, di far sì che questo prema leggermente
sui vostri spaghetti in salsa. Sì, se volete scaldare più pietanze, tenete lo scaldino al centro, fate un panino con lo scaldino al centro, se no si scaldano in modo irregolare. Aspetta un attimo, spingere! Non spingere mentre guidi. Lo scaldino va quasi al centro, circa a metà, dove c'è anche poi la taschina con, in questo caso, gli spaghetti. E bisogna stare attenti adesso alla parte vitale, che è queste due linee qua sotto. Cioè, letteralmente scritto, do not overfill, che vuol dire non overriempire. Sì, non superare le linee. Non superare le due linee nere. Cos'è, un centimetro d'acqua neanche? Sì, un ditino. Una falange di pollice. Devi tenermelo dritto però. Stavo guardando la videocamera. Dimmi lo stop. Non vedo. Vai piano. Tu versa. L'abbiamo riempito leggermente più in alto, adesso bisogna chiuderlo subito perché dovete intrappolare il calore così che vada a cucinare la vostra pietanza. Il cartoncino di prima che si fa anche da taschina perché diventa ustionante comunque. Porco due. Mentre questo va avanti a scaldarsi, noi facciamo un entrée, un aperitivino. Sì, questo vorrà un quarto d'orina, 5 minuti sono passati, quasi 10, palese. Apri i cracker e vediamo quanta polvere c'è nei cracker. Ovviamente non sono cracker senza... Bro, ma sono piccanti. Non lo so, cioè hanno lo stesso odore dei Doritos. Hanno questa forma orripilante. Ma poi cracker... Sono piccanti. Due. No, vezzo, uno. Senti. Ti dirò, fanno proprio schifo al cazzo. Rimettiamo qui la boccia d'acqua. No, vezzo, no. A Warren non piace piccante. Ma non sono neanche piccanti, che sono... Sanno di peperone. Sanno di peperone. Vabbè, ci dobbiamo finirli, quindi sti cazzi. Cos'è che dobbiamo fare? Ci dobbiamo bere qualcosa, quindi proviamo il cocoa beverage powder. Ah, il cocco. No, cocoa è cioccolato. Comunque, per adesso i cracker li sposto in seconda fila. Ancora un pochino. Ancora un po'. Top. Ah, volendo, tra l'altro, se la metti dentro anche questa, puoi scaldare anche la bevandina. Adesso vedete di chiuderla bene perché dovete, immagino, shakerarla un minimo. Comunque questo qua non sta scaldando, eh. Ah no. Sta scaldando? Mettici la manina, facciamo sotto. Un change. Eh no, scaldicchia, eh. È tiepido che sia caldo davvero, invece sta schizzando la roba. Ha sborricchiato. No. Sì, no, ecco, probabilmente è da mangiare con una gavetta, quindi se avete la vostra gavettina portatevela. Cioè, ogni tanto nella vita dovete anche fare gavetta, Gradisce... Alla tua. Chi non batte, non... Giustamente. Combatte. No. Ma questo è passabile, secondo me. Ma questo è buono. Non è male. No, ce n'è ancora un po' se ne vuoi. Poi, secondo me, puoi metterci dell'altra acqua. Sì. No, è effettivamente buono. Diamogli un paragone che loro possono capire. È Nesquik, però un po' meno... Un po' meno dolciastro. Un po' meno dolciastro del Nesquik, che per me è un plus. Sì. Quindi, va bene. Per me questo è pienamente passabile. Iniziamo a dare dei voti, però, che qua si capisce. C'hai ragione. Allora, per me i cracker sono 1,5. 5 non è sufficiente per me. No, 5 è troppo. Comunque, ok. Cioè, li mangi, perché li mangi. Oh, cioè, sei... Che non c'è niente da mangiare. Raga, li mangi. Non mi stanno piacendo. Cioè, il fatto che li stia mangiando non è perché mi stiano piacendo. È che non si spreca il cibo. Qua teoricamente siamo a 15 minuti. Quindi... Questo è il voto? Ah, quello lì, scusami. Azzardo un 9. Ci farei colazione molto volentieri. Assolutamente. Anche a casa. Vai col pane. Così ci possiamo anche traspiaccitellare sopra lo strawberry e il peanut butter. Tra l'altro, se a te il peanut butter non piace, io mangio il peanut butter. A me non piace nessuno dei due, quindi... Quale dei due vuoi provare? Così tu dai il voto a uno e io do il voto all'altro. Ce li smezziamo. Mi fa cagare entrambi, quindi... Che fa? Apriamo la busta. Una fajita. Ah no, è un pezzo di pane, effettivamente. Porco schifo. Ma è la fetta del toast. Sai cos'è questo odore? Non so se voglio saperlo. I mobili di casa di tua nonna. Reggi questo pane ai 4 cereali antichi. Una proporzione con proporzione la spanna. Con il... Tu mi dici adesso, io come dovrei fare a censurare questa cosa? Cioè, tu... Ad rem and app usage. Io non capisco però perché ti danno due robe. Cioè, il peanut butter come lo devi mangiare a cucchiaiate? Scusa, allora, a questo punto ci togliamo un dubbio. Questo lo rimetto nella sua fondina e vediamo cosa c'è nell'altro, quello che sembra panino. Sì. No, ma queste sono cranberries, zio. Sono d'accordo, però c'è qualcosa che non quadra, quindi... No, queste sono le bacche di goji. No! Sì, è un biscottone, secondo me. No.
Sono le cranberries. Cranberries sono le... Ma non ci credevo. Non lo so, le amponi, comunque sono l'uvetta tipo. È uvetta, vedi? Non è uvetta, non si chiama uvetta. Vabbè, comunque è frutta secca. Oh! A me non dispiace, cioè fa un po' schifo, però non mi dispiace. Ah, bravissimo, bravissimo. Mettila a fuoco. Sono tipo cacchette di topo. Ma no! Ma in fondo è la frutta questa. Siamo alla frutta. Vabbè, qui è passato 20 minuti, 25 minuti, è ancora caldino. Ho camminato tutto il giorno. No, beh. Chiudere con queste qua, la frutta secca ti dà una carica, eh? Sì. 7,5. 7,5, contestualizzato tra l'altro, non mi fanno venire troppa sete. Quei cazzo di cracker di merda, se non bevo muoio. E poi, a differenza dell'uvetta che è impastata, sì, questa sì, qua, sì, masticchi un po', si smembra, butti giù. Sì, ecco, è quasi secca. È quasi secca. Molto meno morbida dell'uvetta. Ho letto grape. Spoiler del contenuto. Busta misteriosa. Due cicche. Salvietta per lavarsi le mani, immagino. Il pannetto umido. Sale iodato. E lo strumentopolo misterioso. Bevanda energetica. No. Beverage base. Maltodextrina. Sì, è una bevanda, un insaporitore. Sì, forse lo potevi aggiungere all'acqua magari. Ah, perché gli americani bevono anche l'acqua, la bevono leggermente aromatizzata. Ci hanno ricordato che gli americani fanno il PB&J, Peanut Butter and Jelly, che vuol dire che sul toast mettono il burro di arachidi, che ce n'è un quintale, e la marmellata. No. Mi fanno schifo separati, mi faranno schifo anche insieme. Però bisogna provare PB&J. Bisogna provarlo. Bisogna provare PB&J. È il secondo. Quindi mangiamo questi spaghettoni. Esatto. Questi spaghettopoli. Non è molto caldo. Ok. Eh beh, sintetico. No, cazzo di Buddha, via. Ma sai che però, toccalo. Lui invece... No, ma hai già fregato una volta con sto trucco. No. È tiepidino. Sì. Da un lato, dall'altro non è freddo. Io dico apriamolo prima che sia troppo tardi. Dovete trovare il modo di incastrarli giusti in modo tale che si scaldi tutto, altrimenti una parte è calda e una mica tanto. Ma noi facciamo di necessità virtù. Ovviamente. Vuoi leccarmi le dita? No. Ma se no godi solo la metà. Ma fidati che non voglio proprio godere. No, beh, aspetta. No, beh, quello che vedo è incredibile. No. Ma ci sono davvero. Bene. No, è palese, ma è palese. Ci sono pure i pezzettoni. Sai che cosa? Quindi, ma io la mangio anche dopo. Comunque, bel cucchiaione. La carne però è abbastanza pezzettosa. Sì, sai che da fuori non sembrava così importante? Cin cin. Ragù della mensa. Cioè, non così buono, ma neanche così lontano, per me. Cioè, no, la carne no. Vabbè, la carne... Lo spaghetto è scottissimo. Però onesto, ne ho mangiate varie, la pasta non la senti, senti la cipolla e la carne. La carne è granulosa. Non è malissimo, capito? Cioè, io mi ricordo che i tortellini, tipo, sono una roba che... muore una nonna italiana ogni volta che si apre uno di questi. E, per pulirci la bocca ed essere pronti a assaggiare altre cose, come al sushi, noi non abbiamo lo zenzero, ma berremo l'acqua con... Cranberry grape. Mirtilli cranberries. Beh, sembra vino. Sento l'odore d'acqua. Ma è vino. È il vinello. Vi consiglio, prima di bere, però di darci una girata col mignolo, che io non farò. Per me questo è buono. Tra l'altro, secondo me, se lo mettete non hai disse tante. In una borraccia, ve la riempie quasi tutta e aromatizzate l'acqua. Voto a quello, che manca il voto a lui. Devo sentirlo di nuovo. Anch'io. Mentre solo in bocca do il voto. Ragazzi, io mi sbilancerò, però 7,5. Per un momento, ecco. Ecco. Beh, per me questo è 8, raga. Non sto scherzando. Questa qua, non tutte le razioni MRE, però... Cioè, do 8 perché ce n'è troppo poca. La carne non mi convince per niente, ha un retrogusto che è davvero strano, è spugnoso e sabbioso contemporaneamente. Come piace a me. Sì, per me è un 6. 6,5 perché la pasta comunque non fa schifo, non è buona ma non fa però, schifo. Però cioè, per te questo è sufficiente, basta. È minimamente sufficiente, vero? Ora, sono rimasto molto traumatizzato dalle croccantelle. Quelle a prima botta, ma no. Per no. me quelle erano veramente... E la carne, mi fa troppo strano la carne, finito? No, è la carne. Vada bene, il 6 vuol dire che non è brutta. No, cioè... Dal 6 in poi inizia a diventare non brutta, cioè è sopra brutto. Ti faccio una domanda. La mia domanda è, devi andare a fare una 24 ore, ok? Una pattuglia. Io queste
le prenderei senza problemi. Sì, ma almeno questa qua. Per avere il 6, cioè, anche il fatto che non fosse caldo, nonostante sia stato là tanto, ancora stava scaldando, cioè. Ecco, sulla preparazione, non sul gusto in sé, perde dei punti, però. Oh, magari abbiamo sbagliato a inclinarlo, no, 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 questo, quella. Io con la carne sono sensibile, ci sta che abbia un gusto diverso. Tra l'altro il cucchiaino c'era, non l'abbiamo usato. No, abbiamo usato due diversi così. Ma c'era, tra l'altro il loro è. Invece lei, inizio io, vai. Utilità solo a insaporire l'acqua, cioè non disseta, forse anzi perde rispetto all'acqua normale. Sì, e ti dirò adesso che si è un po' appoggiata. Sì. È un po' più fortina, secondo me andava messa in più acqua. E non disseta. Solo buona per cambiare sapore. Cioè, se ne mangi una da solo e c'hai la bocca impastata di quella che sembra carne, ma in realtà è plexiglass, allora magari. No. Quindi questa è sì, un set. È un integratore, questo, se proprio dobbiamo fare la punta al fallo. Quindi non ha zuccheri, lo puoi mettere nell'acqua. Ha valori nutrizionali particolari? Meltodroxina, sodio. Non mi sembrano valori nutrizionali importanti. L'uva passa e non saluta? Sai cos'è il momento di fare? Il pane. Basta cazzeggiare. Ah, la vacca, ma è una band israeliana. Dammi un pezzettino. Ok. Cioè, è multipla. Ce ne sono davvero tante, ma sì. Era voluto. Ah, sai perché? Perché c'è. Ti hai superato il naso. No. Per l'altro utilizzo. Cioè, vedi che hanno proprio la dimensione del quadrettino di carta igienica? Ah, cioè tu giustamente mangi perché, tutta sta roba qua. Perché ce ne sono troppi. Tu apri il peanut butter. Il peanut butter. Io direi che prima di spalmare sul toast lo sentiamo. Stavo per dire esattamente la stessa cosa. Allora, un angolo a testa. Un angolino a testa. Questo si posiziona perfettamente tra la galletta di riso e il pane per celiaco. Non è cattivo, però è dolciastro. Allora, amici celiaci, scrivete sotto di cosa sta il pane per celiaci. Voto. Al pane? O più mi sta in bocca, più si abbassa sto voto, quindi dallo in fretta. 5,5-6, cioè sufficienza sì, però. Apriamo i condimenti del pane. In questo itinerario di grande. Condimenti. Del pene. Tear the corner. No. Piangi l'angolo. No. Il mio è buggato, rega. Va bene. In uno ci mettiamo uno di questi. Col cucchiaio. In uno ci mettiamo uno di questi e in uno ce li mettiamo entrambi. In un ristorante stellato, sta cacata, te la fanno pagare 60 euro. Ma è stronzo? Il tuo non è. Ah, ma il tuo non è tagliato bene. Il mio non è tagliato, non sono stronzo solo io allora, eh. Non è proprio tagliato. Va bene, sentiamolo quindi dunque. Ah, ma così proprio? Ok. Zio! Marmellata di fragole comunque, la mia era marmellata di fragole. Sì, questo. Bru, quello che cazzo è fegato! Ce l'ho il voto. No, ragazzi. Mi serve dell'acqua. No, ma non devi dirmelo così, già non mi piace. Madonna. Ma che cazzo, dai il tuo voto. Ah, impasta, quindi perde dei punti. No, raga, è buonissimo. 9 per me. 9? No, è buonissimo. Sa di strano sta marmellata. Non so di strano questo. È gelatina, è vero. È più gelatina, però non è la nostra marmellata questa, eh. Non è cattivo, è buono. Questo 7. E ho chiuso un occhio perché a me non piace il burro d'arachidi. No, beh, ci sono le semine delle fragole, quindi no, lo è per forza. Sì, sì. Vabbè, col cucchiaio si poteva spalmare solo fino a questo livello. No, non quello, il tuo coso lì, dobbiamo fare il misto, no? Il burro d'arachidi ha fatto quello che Israele ha fatto alla Palestina. Va bene! Quindi io sento il mio al burro d'arachidi, tu senti il tuo alla fragola. Aumenta il livello del pane. Molto. Molto. Guarda che quello insieme mi piace. È più limitrofo. Ma perché hanno. Sinergizzano. Sì, in modo particolare, però è buono. No, questo mi fa cagare uguale. Impasta solo di più, porca merda. Allora, è tipo una colazione quasi molto molto piacevole. Vero? Perché ammorbidisce il pane, che sennò è peso. Lo smorza un pochino e va giù piacevolmente. Non resta. Ah, beh, no, scusami. Con la marmellata siamo a 8,5, secondo me. Mix marmellata e pane. Sì, 8,5 pieno. Sì, invece sì. Col burro d'arachidi, no, gli dà soltanto altra benzina sul fuoco dell'impastitudine. Nice. No. Parole dure che non condivido. Per me, con la marmellata, 8,5. Con il burro d'arachidi, è vero che impasta. State mangiando lì con l'acqua, secondo me non è un problema, però in effetti è un po' impastoso, quindi do un 7. Ok. E mezzo. Vabbè. Io essere un americano, io sceriffo di Coyon Town. Dai, fa schifo, ma fa schifo anche da vedere. Peanut butter and jelly. No.
Ok, ok, è finito giù per la botola almeno. Lo sto ancora masticando un attimo. Non ho più saliva. Infatti deve scendere. Se no saliva. Ok. Quant'era? 6.5 dato? Per forza di cose ci avrà aggiunto quel mezzo voto, ho perché dato, c'era la fragola. Ho dato 6.5 prima, no? Allora, sarebbe salita a 7.5. Io non amo i mischioni, mi fanno proprio schifo, ma sarebbe a 7.5, ma è troppo impastoso, ancora troppo impastoso, quindi 7. No. Arriva il trenino! Tutu! Allora ragazzi, passiamo al post-cena. Abbiamo due cicche, loro sapevano già che le avremmo condivise. Bro, c'ho ancora della roba impastata. Anch'io, dire. Questo ti pulisce la bocca anche dal burro d'arachidi, eh? No. Arriva dopo. Sì, ma cannella, proprio... cannella, non zenzero. Ma proprio... Sai cos'è? Come le Brooklyn alla cannella. Tu le mangi, lo senti per un secondo. Poi manca soltanto una cosa da provare. Il sale. Quello no. Lo lascerò provare a qualcun altro. Mettiamo così. Attento che poi scende. Conclusioni del video. Allora, abbiamo... Fox. cosa ne pensi? Gusto generale di questa roba, benché molto meno salutare di quella italiana, mi è piaciuto, non mi è dispiaciuto. Quindi la pasta, il pane, scusami, la frutta secca. Fatta eccezione per un'unica pietanza, che erano crackers, che è scritto crackers perché effettivamente non sono fatti col crack, ma ti rompono le papille gustative quando le mangi. 6 prodotti che ho mangiato all'interno del pack, personalmente mi sono piaciuti praticamente tutti. Quindi come gusto per me è pienamente promosso. Posso rimuoverli dall'equazione? A me non è piaciuto, che poi forse è anche il suo punto forte, la semplicità. Cioè, sì, hai un pasto, ma quello italiano ti coccola proprio. Nonostante i sapori fossero no anche lì, ma lì era proprio, cioè, non so se fosse il nostro menù, quello stronzo. Non abbiamo finito nulla. Ma era davvero, cioè, mi ricordo che l'unica parte buona era il latte condensato. Però, spazzolini per i denti, cicche, pannettini, c'era caffè, tutto. E tra l'altro ho pensato un po' più per noi, cioè, questo, chi cazzo si fa il peanut butter con la marmellata, rega, cioè, devi essere un pazzo maniaco in Italia per farlo. Quindi questa qui, oltre a essere un po' fuori dai nostri schemi, anche un po' meno completa. Nei tuoi pro probabilmente ci dovrebbe essere proprio anche questo, che tu vai, hai poco spazio, te la metti... Esatto, dal punto di vista infatti della trasportabilità della razione è innegabile che se c'è da dire che quella italiana, insomma, benché sia una giornata completa, vi occupa una gigantesca parte di zaino e ha anche un peso molto superiore, anche a parità di... Ah, forma. Se prendi 3 di queste non fai il peso dell'italiano. Non fai minimamente il peso di quello italiano perché c'è un sacco meno di acqua, banalmente. Ah, sì. È vero, è meno completa, questo è vero, però allo stesso tempo mi viene da dire che in quella italiana avere spazzolino e altre robe, cioè lo spazzolino al massimo ce l'ho dietro. L'unica cosa che veramente, qui ti do pienamente ragione, è il caffè. Per noi italiani, e in generale comunque il caffè ha delle proprietà che ti danno un minimo di carica, e soprattutto, qui adesso lo dirai sicuramente tu, pochissimi integratori, vitamine, sai invece cosa stavo pensando io? Ma quanta acqua abbiamo consumato realmente? Per... Abbiamo consumato in due. Poco, sì, in due. Senti, io adesso avrei sete e avrei bevuto molto di più rispetto a quello che ho fatto, però alla fine per cucinare anche, perché abbiamo messo una quantità d'acqua minima per poter scaldare la piastra, per scaldare gli spaghetti, un litro? Sì, no, sì, molto no, meno, 750. No, io ho bisogno di... ce ne avrei davvero bisogno. Okay, questa la finiremmo, secondo me. Questa la finiremmo subito. Quindi, okay. Cioè, da solo ne usi pochissima per cucinare, però il cibo dentro ti fa bere, cacchio, ti fa bere. Cioè, le croccantelle non sono riuscite a finirle. Ogni morsa che le davo dovevo bere dell'altra acqua. E qui, secondo me, entriamo in un lato negativo che ci devo mettere anche io, sennò poi dopo la gente mi odia. La roba italiana era molto sciapa, ma c'erano delle robe secondo me più intelligenti. Qui avere, lo amo, ma bisogna riconoscere le cose, peanut butter, i cracker, anche quel pane che ti danno è veramente secco, vi lascia veramente un'arsura in bocca che io adesso sì. Non sto bevendo, però sono sicuro che un litro e mezzo d'acqua l'avremmo sicuramente finito. Ma anche da soli. E sinceramente, se faccio questo tipo di cose e mangio razioni militari, non credo di aver bisogno di bere più di quello che già sto non bevendo. Non puoi permettertelo di usare tutta questa acqua qua, probabilmente. Confermo. E avere anche del cibo
molto speziato, tipo i cracker erano cracker normali. Quello. Se l'italiano è molto plain come sapori, questo invece ti tira proprio dei picchi di qualcosa che possa essere la cipolla, che possa essere il piccante. Che... Il picco della cucina americana, cioè dell'esagerazione, del gusto veramente che arriva da un pugno in faccia. In conclusione, promosso o non promosso? Allora, per me è promosso, perché comunque se devo ragionare di me ne porto dietro una per quello magari che faccio io, quindi faccio delle meal sim di... 2 giorni, faccio della roba dove sto fuori. Massimo 2 giorni. Ok. E devi camminare tanto. In generale comunque ho bisogno di portarmi dietro 1-2 pasti. E ovviamente non mi porto solo razioni. Per me è un sì, ma va contestualizzato. Cioè, devo avere poco spazio. Se ho più spazio non la voglio. Non la voglio perché ogni pasto diventa uno straccio. Cioè, dopo pensare, oddio, in questa magari ci potrei trovare qualcosa di estremamente piccante. Anche i menù bisogna sceglierli con estrema accuratezza, perché secondo me c'è andata di lusso. War è dovuto scappare in bagno, sappiamo tutti perché. Visto che a breve toccherà a me, ahimè, siamo arrivati alle conclusioni finali. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, vi ricordo che da Monopoly Software Shop potete trovare tutta l'attrezzatura tattica e non che vi può venire a servire, c'è ovviamente il link in descrizione, vi ricordo che questa razione militare l'avete votata voi sui nostri social, principalmente Instagram, quindi veniteci tassativamente a seguire perché potete scegliere voi quello che succede sul canale ed è molto molto divertente. Vi ricordo inoltre che c'è un canale secondario in cui pubblico contenuti tactical generali, lo trovate sempre linkato in descrizione. Ancora più importante, quest'anno saremo al Junior Software Camp. Cos'è il Junior Software Camp? C'è un video dedicato che vi lascio anch'esso linkato in descrizione. È un gigantesco camp dove vi insegniamo tutte le basi del software. Io, Rico, Airsoft, PO03 e tanti tanti altri. Mi raccomando, potete iscrivervi direttamente dal nostro Monopoly Software Shop. C'è il link in descrizione, una pagina dedicata. Basta che quando andrete ad iscrivervi sul loro portale userete il nostro codice. Avete capito? Usate il nostro codice Monopoly. Detto ciò, io vi ringrazio di essere stati qui con noi e come al solito, stay hungry! Raga, quello che sto vedendo io solo Dio lo sa, ve lo giuro. Oh. Ma non è neanche... Ora, oggettivamente, manca come burro d'arachidi buono. Sa molto d'arachidi. Ecco perché lo chiamano burro d'arachidi. No, no, ok, però quelli di merda, vabbè.